È guerra in campi d'olio, carote e parole pesanti sul no alle Olimpiadi. Nella sala Giulio Cesare è andata in scena l'Assemblea Capitolina per votare il no ufficiale ai possibili giochi di Roma 2024. In aula l'opposizione alza la voce. Non vengono giustificate e argomentate le cause del no secco espresso dalla Raggi, la quale non interviene mai, andandosene più volte dall'Assemblea. È intervenuta sconfortata Diana Bianchedi, quasi cacciata dalla sala, che non le ha concesso parola. Sono un atleta e sono abituata alle sconfitte, ma non accetto le sconfitte senza combattere e soprattutto non accetto che chi ha lottato per prendersi la responsabilità di amministrare la capitale d'Italia poi non abbia il coraggio di presidiare sui nuovi appalti, sulle nuove strutture, di accettare una sfida che avrebbe potuto essere una sfida veramente sotto gli occhi del mondo, cioè quella di ridare a Roma la fiducia di poter essere una capitale europea di un certo livello. All'opposizione, Roberto Giacchetti si è trovato in grande disaccordo con la decisione dei 5 Stelle. È una decisione che, se tu hai un'amministrazione che di fronte a delle opportunità così importanti si chiama fuori perché palesemente pensa di non essere in grado di gestirle, di che cosa parliamo? Facciamo figure ridicole a livello internazionale una volta dopo l'altra. Anche le voci di Fratelli d'Italia hanno espresso il loro parere in linea con il proprio partito. Questa poteva essere l'occasione per questa giunta per dimostrare il segno della differenza, del cambiamento, di mettersi in gioco, ma loro hanno preferito non fare questo, hanno preferito rinunciare e rinunciare a dare questa occasione importante alla città di Roma. Noi siamo assolutamente sconsolati rispetto al fatto che il sindaco abbia dato un no secco. Ci aspettavamo che oggi venisse audito il CIO per ascoltare anche le ragioni del sì, che erano ragioni che puntavano a migliorarla la nostra città. I 5 Stelle non sono ben predisposti a fornire il proprio parere sulle domande scomode della stampa. E noi con questa mozione andiamo coerenti con quello che abbiamo fatto, non abbiamo assolutamente cambiato idea. Grazie. Il quesito che ci si pone diventa eloquente. Non erano il movimento della trasparenza? E allora perché questo no secco ai giochi senza un'argomentazione in merito al dettagliato dossier fornito da Malagò? Non potevano le Olimpiadi essere un bel modo per rilanciare Roma e il nostro paese davanti al mondo? Evidentemente no.